Ciao a tutti, lei è la mia Kenta SL 2022. Niente, quest'anno montiamo Fox e davanti e dietro 110 FSA, la componentistica e il dropper Fox. Questo è d'allenamento perché questa bici è quella che tengo io qua. Poi da gara c'ho quello nuovo che magari prossimamente farò vedere anche quello. Guarnitura FSA col 36, questo percorso comunque è veloce, alla fine è duro ma va bene. Cambio SRAM, la XS solito, e ruote, sono delle ruote che sto provando nuove di prototype, però domani userò le classiche. E niente, coperture Hutchinson, che ormai da un po' di anni che mi trovo bene, le uso. Qua mi trovo bene con i Skeleton da 230. Dietro ho messo la mescola un po' più resistente, diciamo, perché è facile forare, specialmente in gara quando si sarà a tutta. E però adesso insieme al mio meccanico decido come preparare la bici per domani. Ma non tanto gonfio qua, devo dire, 1-1, con questi cerchi anche meno, con gli altri miei classici 1-1 e 1-2, il posteriore. Inserti, li usi? No, io no, perché col mio peso e queste gomme non ho mai di solito grossi problemi di forature, e quindi magari ecco me la sono gufata, però... Per il momento no, ecco, in questi percorsi qua mi trovo bene così. Ugo, visto che è il classico e non l'integrato, come mai? Ma io perché ho il negativo molto pronunciato, ho già un meno 21, un meno 20 di FSA e se potessi avere qualcosa in più lo utilizzerei, quindi l'integrato per ora non abbiamo il negativo e quindi sarei troppo alto sulla bici e non avrei il giusto distribuzione dei pesi, quindi per il momento così, però io sono pro all'integrato, anche con i cavi interni, tutto molto più bello, anche più unito alla bici, e però per il momento ecco l'assetto così mi piace rispetto all'anno scorso, è cambiato, sono riuscito a trovare un feeling, un assetto migliore e niente.